Natale di Ameria Radio, a cura di Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante, Paolo Pellegrini e Massimiliano Sanza. Buongiorno, anzi buonasera e buon Natale! Bene, siamo nel pomeriggio di Natale e eccoci qua puntuali con la nostra trasmissione natalizia. C'è con me Maria Teresa. Buonasera a tutti. Con gli occhi spallati dopo il pranzo natalizio, noi siamo qui pronti per parlare del Natale in radio. Allora, abbiamo scelto, secondo me, l'ospite ideale per questa puntata e non lo so, forse i bambini lo riconosceranno subito. Attenzione, vediamo chi è. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Signori, è qui con noi Umberto, Babbo Natale Alunni. Io non so se dire buongiorno, ma perché da noi buonasera, perché da noi il Natale non ha tempo, quindi insomma da Maria Radio Natale è sempre Natale, quindi insomma non abbiamo, è così, praticamente noi siamo chiusi, diciamo, nei nostri studi, non abbiamo la percezione del tempo, sappiamo, qualcuno ci dice che è Natale e siamo qui, ecco qua. Allora, buon pomeriggio veramente a tutti i nostri radioascoltatori, un caloroso saluto a Maria Teresa, a Paolo. Ciao Umberto. Come state? Beh, bene, tutto bene dopo questo pranzo natalizio luculiano, un po' appesantiti ma pronti a donare questi pochi minuti così di gioia ai nostri radioascoltatori che stanno aspettando questa trasmissione da un anno. Però scusa, no, il fatto che insomma siamo nel territorio ternano non ti autorizza a parlare in maniera ternana stretta, lucullo, insomma, no, volevo dire. Ah, certo. Veramente, insomma, non mi sembra così, non mi sembra una cosa così edificante. Però è andata vabbè, bene, volevo dirlo no, in un altro modo, ma è andata, no, ci ho aggiunto una L. Sì. Vabbè, allora, tutto bene, ma poi io c'ho un problema, ti devo dire la sincera verità, no? Che c'ho praticamente un libro che mi sta in bilico, diciamo, tra qui e... mi è caduto, guarda, neanche ci penso, faccio le cose come te quando mi presenti, no? Allora, guarda, è caduto un libro, ma vediamo che è questo libro, quando mi presenti come qualche tipo di ospite, vediamo cosa... Ah, ecco, questo è il libro, diciamo, del Natale. È il libro del Natale. Dove c'è scritto? Ah, è aperto, diciamo, un foglio, sul libro del Natale e c'è una poesia. Pannaggia la miseria. Una poesia, un'altra poesia, perché so che è in preparazione anche, diciamo, qualcosa. Però qui è caduta una poesia e se mi permetti io non ho altro titolo che poterla leggere, perché è una poesia che riguarda il Natale. Il Natale, bene. E c'ha un titolo. I re, che potrebbe essere? I re magi? No, i re paci. questo no, è i re paci, non ho capito perché, però sta sulla la cosa del Natale, se lo leggiamo insieme, insomma, sì, se sei d'accordo. Leggiamo insieme. Leggiamo.
Allora, i repaci, ma non lo so perché, vabbè. Come ogni anno è giunto il Natale e i volenterosi vanno incontro al principale. I repaci, Paolo e Umberto, con grande entusiasmo attraversano il deserto. Chi sopra un'onda radio, chi su una chiave di violino, cammina, cammina dalla sera al mattino. Non sanno bene chi e dove cercare, altro lor non rimane che dimandare. Paolo ben pensa di tenorizzare. Dov'è Gesù bambino, per terra o per mare? Alquanto stupito, un uccellin risponde, forse un tordo. Oh, ma che te strilli? So un uccello, mica so sordo. Poi, consultandosi con una rondine, gli suggerì la parola d'ordine e disse il tordo: presentatevi con questa, cercate prima per mare e poi nella foresta. Proseguendo il cammino con l'onda radio e la chiave di violino, gli viene il sospetto che detta parola o era troppo conosciuta o era una sola. Giunti al fin in quella di Betlemme, tra pecore e pastori, i ricordi della scuola ben presto vennero fuori. Forse ci siamo, pensarono i due, riuscendo a vedere in una capanna un asino e un bue. I repaci si avvicinarono alla capanna con al centro un bimbo che faceva da nanna. Dai, di la parola d'ordine, disse Paolo a Umberto, e via la mascherina. Ameria Radio, si è un volto scoperto. Ameria Radio, disse il bambino in fasce, poi scoppiò a ridere a sette ganasce. La sentiamo sempre a Media Radio, anche in paradiso, fino all'ultimo stadio. Lo sento anch'io, disse il bue, ma non sapevo che eravate voi due. La senti sì, disse l'asino, il conto torna, usi come antenne quelle stracciate corna. Zitto, somaro, ma che ne sai, con ste orecchie lunghe puoi prendere pure Radio Shanghai. Entro in ballo Giuseppe dicendo, buoni, buoni. Ma per caso non portate un po' di doni? Sì, sì, musica, intrattenimento e divulgazione. Perché la tristezza del mondo finisca in un burrone. Vi benedico, disse il bambino. La vostra radio è un segno del destino. Buon Natale a voi e ai vostri radioascoltatori. Che Ameria Radio sia sempre nei loro cuori. Come repaci mi è scappata questa con un libro, un libro aperto, un libro aperto sul Natale. E chi è questa musica, chi è questa cosa, apro la pagina, certo. No, no, no. Ecco qua, ecco, mi faceva piacere, insomma, beh, salutare i nostri musica radioascoltatori. Complimenti, perché forse meglio caro dire pace, caro maestro, da sempre prova della sua veramente bravura. No, finché no, dura, fa verdura. Dai, però i repaci ci stava bene. Su. Ma era perfetto, i repaci, più pacide così, se muore. Oh. L'anno scorso avevamo il puttino, ti ricordi? Sì, è vero, l'anno scorso c'era il puttino, è vero. Che comunque è sempre qui nei nostri cuori. Allora, dopo questa tua poesia, direi che è necessario fare un appunto preciso per i nostri ascoltatori, che non si devono disabituare alle notizie importanti. Allora, è arrivato il numero di Natale di Topolino. Miseria. No? Non siete contenti? Contentissimi. Ma che sei fatto? Con una bella copertina natalizia. Bellissimo, bellissimo. No, è fantastica, dai, complimenti Paolo, anche a casa, perché vedi Umberto, no, vedi Umberto, no? Queste cose vanno viste, caro, vedi Umberto, To e Polino, no? E c'è anche To, Polino, no, è importante questo, cioè, penso che sia importantissimo, ecco, che hai mangiato Umberto oggi?
Ho mangiato, non è facile poter dire se, perché il pranzo di Natale, diciamo, è una cosa un po' particolare. Per poter ovviamente trovare un massimo comune denominatore tra le varie, diciamo, esigenze, abbiamo fatto il cappone arrosto, perché Buono. il cappone arrosto insomma, non è male. Certo. Poi abbiamo fatto diciamo, i tortellini con il tartufo, senza panna, insomma, perché così almeno troviamo anche quella, diciamo, è un massimo, così, è un sottinsieme che accontenta tutti. E le tagliatelle diciamo, con il ragù, ma secco, 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 perché se no anche in questo caso diciamo, c'è qualcuno che non piace il formaggio, c'è qualcuno che non ha qualche altra diciamo, piacere, quindi siamo andati molto, molto lisci, cercando di trovare tutte le coniugazioni possibili e immaginabili. Insomma, Bene, bene, buono, buono, buono. eh Invece, sì. beh, insomma, noi invece abbiamo fatto questa cosa, noi siamo stati in famiglia come te e abbiamo iniziato con un purpurri di antipasti, no? Così. Beh, sì, quella con lì anch'io no, ho Sì, trascurato, diciamo, quella parte lì, un però purpurri, no. però è purpurri, Come niente. si chiama? Purpur? Purpurri di antipasti. Poi Ah, ho capito. abbiamo fatto un bel brodo di Però l'hai tortellini. fatta dorata oppure rossa? Come la La porporina? porporina è dorata, è Ah, Natale, quindi una porporina d'antipasti, hai la fatto. porporina di antipasti. Poi ho fatto una verniciatura di tortellini in brodo. Sono Poi buoni, sono buoni. abbiamo fatto con la carne del brodo, il lesso, lesso con giardiniera adatto e salsine varie per no, il pranzo natalizio. Poi un bel coscio di agnello arrosto con contorno di patate e insalata. E poi, beh, come diceva il mio papà, le leccornie. Vabbè, quelle sai, quelle fanno parte del gioco, quelle lì, no? Già. C'è tutta una, grazie a Dio, insomma, anche in Umbria siamo ben forniti, diciamo, di queste cose. Poi, vabbè, Non insomma, so perché in questo gioco sono bravissimo io, non so perché, vinco ma sempre. io ti posso fare il verso, insomma, non Cioè, posso immagino. assurgermi al tuo rango, però insomma, provo ad avvicinarmi con tutta l'aspettativa, con tutta, diciamo, la forza e la verba che può Certo, contraddistinguerci. assolutamente sì. Insomma, Allora, bene, bene. insomma, bene, bene. Allora, vediamo un po' invece. Ne avevamo parlato anche l'anno scorso, però quest'anno abbiamo modo di approfondire, no? Il Ma sì. radio, che cosa succede a Natale? Che cosa. Succedono tante cose. La radio, per sua natura, è come al solito, dicendo, è un veicolo di comunicazione importantissimo e quindi il Natale lo pervade in tutte le sue manifestazioni. Innanzitutto, diciamo, i palinsesti sono sempre molto, molto radiosi e natalizi, radiosamente natalizi. E magari, ecco, facendo un po' anche il verso a quello che abbiamo. Con il quale abbiamo approcciato l'anno scorso, possiamo fare anche una riflessione su quello che era un po', diciamo, il Natale dall'inizio, diciamo, della radio fino un po' in avanti, Però diciamo. mi pare che tu hai detto un termine importante, no? Che hai detto no, il Natale radiosi, no? Radiosi, quindi Natale, com'è Natale? Radioso, Radioso. Era Porca parecchio, non lo miseria, facevamo. mi Te mancava, mancava, le grandi novelle. Radioso. Radioso. È passato un Natale, però la radiosità, diciamo, della nostra Clavi non sfugge, Non non sfugge, demorde, non non demorde, demorde. non demorde. E sì, effettivamente, insomma, questi palinsesti sono sempre molto, molto occupati, no? Da musica natalizia, eventi natalizi, poi magari avremo modo di poterli vedere. Poi, ancora una volta, c'è tutta la parte commerciale che non può non interessare la radio. Ci sono i cataloghi, no? I cataloghi radiofonici che a Natale escono fuori, insomma, con i prodotti che uscivano fuori. Insomma, no? Stiamo parlando degli anni 20, 30, soprattutto dal 30 in avanti, 40, no? Certo. Con i vari prodotti e quindi si presentava un po' tutto. Con l'occasione del Natale, tutto il set della produzione per l'anno successivo. E Certo. quindi abbiamo delle bellissime pubblicità che fanno riferimento
al Natale, in occasione del Natale, fanno riferimento alla vendita di prodotti radiofonici. Quindi questa è una cosa molto molto interessante. E poi anche c'erano delle trasmissioni un po' particolari, cioè con l'occasione, soprattutto nel periodo della guerra, magari anche un po' prima, insomma il Natale tocca, scalda sempre un po' i vari cuori, e con l'occasione insomma ci sono, diciamo, delle trasmissioni importanti che vengono poi replicate, ripetute dall'house organ dell'allora URI EIAR, poi RAI, che è insomma il radio orario prima e il radio corriere poi, e insomma è una festa particolarmente importante, per cui la radio non può starsene da parte, insomma, ecco, questo è un po' il messaggio. E magari, se siete d'accordo, possiamo vedere un po' quello che è successo, no, nei primi anni del Natale, no? Quando praticamente insomma si è cominciato. Che cosa, certo, è successo? No? Certo. È successo che, considera, per dirti, insomma, stiamo parlando del Natale del 25, quando quello del 24 non lo consideriamo, perché il 6 ottobre del 24 sono iniziate le trasmissioni, quindi due mesi dopo, insomma, non è che c'era chissà quale tipo di evoluzione, no? Ci è voluto un anno per poter, insomma, impostare un palinsesto un po' più puntuale. E considera che le trasmissioni nel 25, per dire Natale di venerdì, iniziano alle 10:30. Iniziano alle 10:30 con la musica religiosa, si parte, diciamo, Bach, Handel, Mozart, insomma, si scende giù fino alle 11:30. Poi dalle 19:30 alle 20:30 era sempre, diciamo, lo spazio era dedicato alle comunicazioni governative. Ricordo, siamo in presenza, diciamo, di un regime dittatoriale. E dalle 20:40 si riaffaccia, si riapre, diciamo, tutta, diciamo, una serie di concerti, sempre natalizi, fino alle 22, dove c'era l'osservatorio, insomma, il segnale orario, le notizie Stefani e poi, insomma, la fine delle trasmissioni. Quindi, insomma, un Natale completamente pieno, intervallato pressoché esclusivamente dalle eventuali notizie governative, dalle notizie, diciamo, Stefani, cioè dalla rassegna stampa, via, per così dire, e quindi tutta una giornata dedicata a Natale, proprio completamente attraverso la musica. Questo, diciamo, è un po' il discorso. E poi piano piano iniziano, diciamo, no, i programmi si articolano sempre più, tanto per essere chiari, no? Perché poi i media sono oggetto di attenzione da parte, diciamo, di varie istituzioni, non ultimo le istituzioni religiose. E nel Natale, appena 5 anni dopo, Natale del 1930, l'arcivescovo di Genova prende la radio, utilizza la radio per poter fare ovviamente una sua riflessione, diciamo, la messa, diciamo, di mezzanotte viene trasmessa, diciamo, attraverso la radio. Questa è una cosa molto interessante, Paolo, perché, sì, perché la radio comincia ad essere, diciamo, apprezzata, diciamo, da tutti, e viene cominciata ad essere considerata uno strumento di divulgazione meraviglioso, e quindi viene adoperato proprio per questo. E c'era un bellissimo articolo dove, in sostanza, che si dice: nella notte di Natale i radioamatori devoti, radioamatori, stiamo parlando di radioascoltatori, lo ricordo sempre, perché oggi l'accezione radioamatore, insomma, ci si riferisce più che altro a quelli che hanno la passione per le ricetrasmittenti, invece no, stiamo parlando, diciamo, di persone che, insomma, fanno l'ascolto. Quindi hanno avuto la dolce illusione che la cattedrale di San Lorenzo, la stupenda preghiera di marmo innalzata al creatore dalla superba umilmente genuflessa, volasse illuminata e osannante per i cieli d'Italia, lievemente trasportata dagli alati messaggeri del paradiso. Quindi è anche un po' poetica questa cosa. Bella questa.
Sentimmo l'organo risuonare grave e pio. Sentimmo le campane di mezzanotte rintoccare suavemente e credemmo di essere anche noi inginocchiati davanti all'altar maggiore, sfolgorante di luci, davanti al presepe adorabile. Bene. Oggi, nell'era di TikTok, avremmo detto, mi sembrava di star lì. Oh, bella questa. Magari chi sembrava di star lì, mentre sotto ballano, capito? Beh, devo dire che anche i palinsesti dell'epoca avevano erano poetici, no? Sì, ma erano un po' brocardici, diciamo, no? Insomma, diciamocelo chiaramente. La parola del presule genovese che giungeva così per le vie dell'aria, che incontrava per strada raggi di sole o fiocchi di neve, era certamente intesa e compresa anche dalla natura adorante, perché nel giorno di Natale tutto il creato è una sola armonia, una sola francescana lode rivolta al Signore. Insomma, per carità, va tutto bene, però oggi magari queste ampollosità probabilmente sono un po' decontestualizzate, certo. No? Giusto? Ma giusto sì, perché voglio dire, oggi è tutto decontestualizzato, perché se andiamo a vedere quello che si va a prendere in esame oggi, no? Come dicevi tu, TikTok, tutte queste cose, ma non solo TikTok, anche la stessa messaggistica, andiamo su WhatsApp, fra poco per fare Buon Natale basta un alberello, ti arriva l'alberello e lì è finita, ecco Buon Natale, oppure si prendono le foto da Google con i vari auguri di Natale, paf, e gli auguri sono mandati a tutti quanti nello stesso momento, senza più essere personalizzati, senza più avere il cuore, no, di scriverli alla persona a cui si mandano. Questo era, io mi ricordo tanti anni fa che a casa nel periodo natalizio si cominciavano a prendere le cartoline, no, degli auguri, e si scrivevano personalizzate a chi le volevi mandare. E poi sì, io mi ricordo a casa mia c'era una specie di striscia di pannolenci, non so se ti ricordi il pannolenci, dove si agganciavano con le spille tutti gli auguri natalizi che ti ritornavano. Era bellissimo. E poi si faceva a gara a tenersi il biglietto più bello. Io volevo sempre, sì, quello con l'azzurro. Allora si scrivevano anche le lettere. Adesso queste cose non ci sono più. Delle bellissime lettere. Ma si scriveva la lettera anche a Babbo Natale. Eh già. Invece gli si mandano la mail oggi. Sì, vabbè, però insomma, diciamo che è molto bello poter così trapanare, per così dire, questi periodi, perché vedi anche, diciamo, i contesti come sono diversi, no? E magari anche quali sono gli sforzi da parte di persone, figure interessate a quel determinato contesto, diciamo, di poter argomentare che quel contesto sia il più importante di tutti. Ecco, io per esempio riporto a tal proposito un bellissimo articolo che è del 1930, intorno, diciamo, 1930, dove sostanzialmente il Radio Corriere parla della notte radiogenica, no? Ah, la notte radiogenica è la prima volta che la sento. Sì, guarda, parla, diciamo, di questa, per così dire, diciamo, della notte del Natale come una delle notti più radiogeniche, no? Magari adducendo il fatto che la radio come media in qualche modo ha questa capacità di riverberare, diciamo, no, la serenità, la passione del Natale, e quindi come tale praticamente questa notte viene censita come una delle notte più radiogeniche. Guarda, c'è un articolo scritto molto molto bene, quindi, diciamo, con le ampollosità che gli anni 30 in qualche modo da Istituto Luce potevano essere prese in considerazione, però insomma sono tutti tentativi, anche un po', qualche volta anche un po' forzati, di considerare, diciamo, che il proprio punto di vista è il punto di vista, non è un punto di vista, ma questo insomma ormai ci siamo abituati anche oggi, questa è un'abitudine che non, come si dice, non è fuori luogo, no? Già, sicuramente no, e diciamo all'epoca, si è andati a parlare di secoli fa, non so perché, ma all'epoca, però stiamo parlando di comunque sia di 90 anni fa, che insomma poi... Beh, vabbè, comunque via, ci stiamo, ci può stare. Sì, però... sì.
c'era molta attenzione, no, su questo tipo di argomento, c'era anche molta attenzione su come si programmavano, no, i palinsesti radiofonici, in seguito anche quelli televisivi. Oggi invece, anzi, vorrei fare una considerazione, no? Non so se hai fatto caso, guardando i palinsesti televisivi, radiofonici un po' meno, perché adesso la radio è completamente stravolta, no? Nei palinsesti come la conoscevamo, no, noi, perché questo full time, no, dell'H24, sì, dà la possibilità di ascoltare sempre musica, ascoltare sempre belle trasmissioni, però non ha più la possibilità di avere un palinsesto, così dice, che ha i suoi paletti di inizio e fine, no, da poter gestire in maniera più semplice, perché adesso giri, c'è, cioè, sempre musica, cioè è un full time che non ha soluzione di continuità. E mi sono accorto però da un po' di anni che l'atmosfera natalizia, no, in tutti i mezzi di comunicazione, che partiva addirittura qualche volta, c'era un, senza nominarlo, un fabbricante di giocattoli che cominciava a una grande fabbrica di giocattoli, cominciava a fare la pubblicità del Natale circa il 16 di novembre, no? E noi appena vedevamo quello eravamo tutti contenti, ecco arriva Natale, no? Per poi andare avanti fino al 6 gennaio, quindi il 6 gennaio era considerato ancora. Invece oggi sembra che la festa del Natale si conclude, quindi le festività si concludano il 31 a sera. Il primo, sì, è vero. Già cominciamo a vedere che i simboli natalizi che si mettono sui nomi dei canali, no? Che ci stanno le stelline natalizie, ci mettono, già scompaiono. Stessa cosa accade in tutto quello che va anche per radio. Le pubblicità, l'atmosfera cambia immediatamente. Ed è brutto, perché mentre prima c'era un'attenzione, no, verso questo tipo di festività, che è la festività più importante dell'anno, inutile che, no, che ci giriamo intorno, ti dava questa atmosfera particolare, dove c'era poi, mi ricordo, che ne so, sulla televisione la sera di Natale c'era un film che non potevi vedere in nessun altro momento in televisione, spesso era della Disney, no? C'erano delle, era un evento particolare. Invece adesso sembra tutto così sempre Natale, che non c'è più neanche quell'attenzione, quell'euforia anche che i bambini dovrebbero avere in questo periodo, no? Beh, indubbiamente, diciamo, le feste si sono distribuite per tutto, forse per una finalità di merchandising, oppure anche per una questione di differente sensibilità sociale, si stanno diffondendo tutto l'anno, no? Perché tu considera che tu, che poi segui la rassegna stampa, lo sai forse prima, anzi sicuramente prima di noi, che non c'è giorno che non venga dedicato ad un evento, no? Oggi sì. È la giornata internazionale di quelli che hanno la taglia 42 di scarpe, poi domani è la giornata internazionale di quelli che hanno i capelli ricci, dopodomani è la giornata internazionale, ora lo è. Cioè, sì. Questo tipo di situazione, questa democraticizzazione degli eventi, questa distribuzione su tutto l'arco dell'anno, perché poi magari prima o poi faranno oggi alla mattina internazionale del portatore, diciamo, di maglioni, e stasera sarà la giornata internazionale, diciamo, dei portatori di slip al contrario. Quindi no, io porto, magari uno porta gli slip al contrario, perché quale motivo non gli si deve dedicare almeno un'ora e un giorno. Quindi capite che, insomma, da questo punto di vista, adesso molto più seriamente, è chiaro che il Natale ci s'annacqua, no? Quando praticamente le autorità europee, oggi come oggi, per una questione di politica correct, che, insomma, permettete, io per mia natura non esprimo mai pareri, però insomma questa volta mi fa un po' irredire, mi assumo tutta la responsabilità, non si deve dire, non si sarebbe dovuto dire buon Natale ma buone feste, insomma, sì. Mannaggia la miseria, insomma, no? Siamo veramente a dei livelli dove queste omologazioni, no, forse non aiutano, ma non aiutano. Perché poi, perché a prescindere da quello che può essere ovviamente lo spirito religioso che ognuno ha, però anche da un punto di vista laico il Natale per sua natura ha un'importanza, ha una valenza, certo, no? Ecco, quindi io non faccio nessun riferimento ovviamente al proprio credo, perché ci mancherebbe altro, però insomma
far venir meno, diciamo, anche il nome, no, poi vabbè, Babbo Natale, come lo chiamiamo, insomma, no? Persona che abita al Polo Nord, tra le nevi, no? Insomma, vuol dire, Babbo Natale è Babbo Natale, insomma, no? Cioè, questo non mi pare che uno vada a intaccare chissà quale tipo di... E la Befana è una Befana, poi insomma, ne stanno tanti in giro, quindi insomma, una più una meno. Quindi no... Non capisco, insomma, no. Allora che facciamo? Adesso prendiamo il Grinch e ci arrabbiamo col Grinch. Beh, no. No, ecco, quindi verosimilmente, diciamo, tutta questa ricerca del politically correct ci sta facendo evaporare le sensazioni, i sentimenti, no? Sta scartavetrando tutto, sta appiattendo tutto e probabilmente ci sta rendendo troppo uguali. Troppo uguali, è vero. E questo lo sottoscrivo anche perché la nostra, cioè, le generazioni che stanno venendo alla ribalta, no? Avrebbero più bisogno anche di, passami il termine, di paletti a cui agganciarsi, che poi, come dici tu, al di là del credo religioso, al di là di tante altre, no, situazioni di politica correct, come dici tu, si ha bisogno di queste cose, perché sto notando, guardando, facendo anche il mio giro annuale nelle scuole, non ultimo, ecco, proprio l'altro ieri sono stato in una scuola media per lavorare appunto sull'orientamento, no? E quello che vedo, che sto incontrando, è un qualcosa di preoccupante, perché questi ragazzi sono completamente liberi, ma non liberi perché bella la libertà, sono liberi da qualsiasi diciamo paletto sociale, nel senso, loro hanno l'opportunità di fare quello che vogliono e credono che qualsiasi cosa che facciano è corretta, quando invece non si rendono conto che bisogna andare a vedere anche le basi dell'educazione, le basi del convivere, le basi anche delle proprie tradizioni laiche, religiose, quello che vogliamo. Invece hanno appiattito tutto, continuano ad appiattire tutto, perché pensano che veramente che tutto quello che c'è nell'etere, in rete, sia tutto lì il mondo. Il mondo non è quello, il mondo è un'altra cosa. E sto vedendo che questo sta avanzando sempre più nelle nuove generazioni. Io spero che i nostri figli, che saranno i futuri genitori, facciano capire, perché poi se ne accorgono quando diventano più grandi, che certi valori vanno mantenuti, apprezzati e coltivati, ecco, tra cui anche il Natale e tutto quello che ne consegue. Beh, senti, io in merito faccio una riflessione, riprendo anzi una riflessione che hai fatto te qualche tempo fa, una trasmissione che non ricordo bene quale fosse, ma nella sostanza dicevi una cosa che mi sento di sottoscrivere, e cioè il futuro praticamente ha bisogno del nostro passato, quindi non c'è un passato, non c'è un futuro senza un passato. E guardate, io credo fermamente, diciamo, no, che soprattutto i nostri giovani, che hanno ovviamente un occhio più attento e anche più sensibile al futuro, non, una volta, diciamo, in presenza, diciamo, di una buona consapevolezza sul passato, possono essere fortemente aiutati a comprendere questo, il loro futuro, no? Perché questo poi di fatto che cosa fa? Altro non fa che aiutarli, no, nel poter risolvere alcuni problemi, perché i modelli comportamentali in qualche modo si distribuiscono sempre allo stesso modo: ci sono delle persone strane, delle persone attente, delle persone sensibili, delle persone abili, delle persone meno abili, ma ognuno di loro adotta comportamenti che possono essere replicati, che possono essere in qualche modo previsti, e guardando il passato uno ha la possibilità di poter magari anche assumere degli atteggiamenti decisionali più veloci, perché magari vedi quello che è successo. Certo. E quindi insomma dobbiamo essere sempre molto, come si dice, molto fiduciosi, no? nel nostro futuro, e soprattutto aiutare i nostri ragazzi, i nostri giovani, che hanno una capacità elaborativa mostruosa rispetto a noi, perché sono fortemente stimolati, ma al tempo stesso hanno una minore consapevolezza nell'uso di questa capacità, e quindi noi dobbiamo essere bravi magari a creare quelle famose
gli inglesi le chiamano le river banks, cioè praticamente le banchine, no? Dove in qualche modo attraverso il quale fluisce questa capacità. E poi devono essere, a mano devono essere sempre più large, sempre più larghe, perché questo fa sì che insomma ci possa essere da parte loro una sempre maggiore indipendenza nel guardare il futuro. Questo certo. Non è un po' facile, Paolo. No, non è per niente facile, è una cosa veramente complicata che spero che comunque si realizzi, perché c'è bisogno di questo. Beh, Umberto, diciamo che abbiamo fatto una bella chiacchierata sul Natale, no? E non so anche se Clavi vuole dire qualcosa a tal proposito. Non so se hai scritto qualcosa, se hai uno scritto, se hai un percorso, se hai qualcosa. No. Non è terminato il mio percorso. Il mio Natale è un po' triste, è il mio secondo Natale triste, e quindi non... Non aggiungo nulla. Cioè, un Natale triste. Natale triste non può essere un Natale triste. Sì. Con talma. Mette sempre un po' di malinconia. Sicuramente sì, però perché magari uno ricorda chi non c'è, però purtroppo la vita è questa. Non ci possiamo fare niente, ma il Natale è Natale. Quando arriva, arriva, e adesso arriva una cosa che è stata fatta con grande fatica e quindi adesso con la dovuta solennità e una soffiata di naso, perché i mali di stagione ci sono sempre, tenterò di far arrivare al mittente. Il Natale è arrivato con Umberto un po' acciaccato. Sulla slitta è salito con un sacco, divertito, per portare tutti i doni ai bambini, ma ai più buoni. Anche i soci ha pensato e le sue radio ha donato. Con un camion a forma di stella gli ha donato anche la più bella. Il suo socio, accontentato, con un buon Natale l'ha ringraziato. Questa è eccezionale, guarda, questa è veramente una cosa bellissima, ti devo dire, bellissima, veritiera, no? Questa è veramente molto molto bella, non so quanto potrà essere realizzata, però insomma no. Io ho scritto la lettera a Babbo Natale, il prossimo anno Babbo Natale i doni li porta sempre ai bambini buoni, no, che vuoi dire? Questo è vero. Infatti guarda, adesso se non sono stimolato arrivare, da... allora non ci crederemo più. No, questo è vero, diciamo, qui veramente, diciamo, in questo mio studio adesso io, l'unico oggetto che vedo in questo momento davanti è un arazzo questo qui, e diciamo osservando, diciamo, un bel arazzo, secondo me riflettendo diciamo sul camion, diciamo, no, questo è l'arazzo che sta proprio qui davanti, quindi ti è non venuto ho, un moto al luogo, vero? Ti è venuto, sì, sì, no, osservando questo arazzo mi viene dire ti attacchi al materasso, magari, sì, che ne so, all'arazzo, no? Al materasso. È così, questo arazzo. Mannaggia voi. Comunque sia, no, ecco, ritornando un secondo a Maria Teresa, se mi permetti, Maria Teresa, capisco perfettamente, diciamo, no, la suggestione che il Natale in qualche modo ci provoca, anche perché poi non siamo più ragazzi, non siamo più bambini, qualche pensiero, qualche apprensione, qualche momento di malinconia non può non passare. Però dobbiamo essere bravi, diciamo, nel vincere questo, e a questo punto tu hai una fortuna, hai i repaci che in qualche modo possono dare una mano, ecco, va bene? Allora io con questo ti auguro veramente, diciamo, ti faccio i miei migliori auguri di Buon Natale a te, a Paolo, a tutti i radioascoltatori, e lascio la parola a Paolo e a te ovviamente.
Allora, mi unisco agli auguri di Umberto, anche noi siamo al repascio dall'altra parte, mandiamo i nostri più cari auguri a lui e a tutti i suoi cari, ai nostri radioascoltatori che quest'anno sotto l'albero ci hanno fatto trovare, scusate, il loro grande affetto che ci stanno dimostrando di settimana in Verissimo. settimana e che ci rende orgogliosi di aver veramente creato questo sogno insieme a Umberto, che speriamo stia dando gioia a tutti quanti come ce la sta dando a noi. Quindi un caro augurio di Buon Natale a tutti, continuate a stare con noi e come dice Umberto, perché Ameria Radio? Perché non c'era. Buon Natale, auguri! Auguri a tutti. Auguri civili. Natale di Ameria Radio, a cura di Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante, Paolo Pellegrini e Massimiliano Sanza.